Siamo qui a Pieve Emanuele nella 16ª edizione di Canzone, Sapori e Musiche con Mimmo Cavallaro dei Taranta Project. Taranta Project, sì. Buonasera. Buonasera. Ci racconti in breve l'esperienza del Taranta Project? Uai, in breve. Sì, l'esperienza del Taranta Project. No, ma questo gruppo in qualche modo nasce più o meno nel 2005. È un gruppo che ha come obiettivo quello di riscoprire, riproporre la musica popolare calabrese, un po' farla conoscere fuori dai confini regionali, una musica molto in genere, una musica popolare conosciuta in Calabria. Noi col nostro progetto abbiamo l'obiettivo quello di farla conoscere anche fuori. Vi siete ispirati a qualcosa in particolare? Ma ci ispiriamo innanzitutto ai canti, ai ritmi che provengono dal passato, ai canti d'amore, ai canti di sdegno, ai canti del lavoro, e poi chiaramente anche noi oggi scriviamo delle canzoni che hanno delle tematiche attuali, tipo l'emigrazione, queste tematiche sociali che ci riguardano. Questa è la seconda volta che vi esibite qui a Pieve Emanuele. Beh, questa mi sa che è la terza volta. La terza volta. E potremmo dire allora che Pieve Emanuele sta diventando la seconda patria della Taranta? Oh, ma questo festival comunque è un festival che ormai, come hai detto tu, alla 16ª edizione. Alla 16ª edizione. Diciamo che è un punto di riferimento importante per il nord Italia, questo festival, per quella diffusione della cultura musicale del sud Italia nel resto dell'Italia e anche fuori. Cioè, sicuramente è un punto di riferimento importante. Bene, ci racconti un po' dei progetti a futuro? Ma in futuro stiamo sempre lavorando, sempre nella nostra ricerca, nel fare nuovi progetti discografici, e poi puntiamo sempre ad avere concerti fuori dalla Calabria, sperando qualche che... qualche impegno importante adesso? Ma, per adesso gli impegni importanti no, sono più quelli di studio adesso che quelli dei concerti, perché il periodo dei concerti è solo quello estivo, insomma, il periodo invernale si lavora poco con i concerti. Però è anche giusto, perché è il momento in cui ci dedichiamo a fare l'altro lavoro prima del concerto, che è importante. Sì, che è altrettanto importante, questo è vero. Allora, per finire chiedo un saluto a tutti i fan. Beh, un grande saluto, un abbraccio a tutti quelli che ci seguono, e seguiteci sempre, perché insieme a voi abbiamo sempre più forza. Grazie.